Ciao, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci 74. Oggi cucino con voi la quiche Lorraine. La quiche Lorraine è una torta salata di origine francese. Lorraine deriva dalla regione francese, appunto, della Loira. Tutti noi la conosciamo come quiche e può essere preparata veramente in tantissime varietà. Oggi noi la prepariamo con una base di pasta frolla salata. Vediamo subito cosa ci serve. Per la frolla salata ci servono 125 g di burro, 250 g di farina, un uovo e 5 g di sale. Per la farcia invece ci occorrono 3 uova intere, un tuorlo, circa 200 g di pancetta, 150 g di gruviera grattugiata, 450 g di panna, noce moscata, pepe nero e sale quanto basta. Allora, come prima cosa dobbiamo fare la frolla salata. Quindi io la farò con un robottino mixer. Mettiamo la farina direttamente nel mixer. Prendiamo anche il burro tagliato a dadini. Mettiamo un cucchiaino di sale, che per l'esattezza sono 5 grammi, e un uovo. Frulliamo qualche secondo. A questo punto prendiamo il composto, lo versiamo sulla spianatoia o su un piano da lavoro e andiamo a compattare. Io oggi ho preparato una frolla salata per la base della nostra quiche, però ci sono ovviamente altre scuole di pensiero, nel senso che ovviamente si può usare anche una pasta brisè. Possiamo usare sia una pasta brisè fatta in casa, quindi come sto facendo io in questo caso per la frolla, oppure quelle che troviamo già in commercio. Allora, una volta compattata per bene la pasta, formiamo un piccolo panetto, lo avvolgiamo nella pellicola e lo lasciamo in frigorifero a riposare per circa 40 minuti o un'oretta. Mentre la nostra base di pasta frolla salata riposa in frigorifero, adesso noi ci dedichiamo alla pancetta. Quindi prendiamo appunto la pancetta, togliamo questa parte e tagliamo a dadini la pancetta. Ok, una volta tagliata la pancetta, la passiamo in padella per qualche minuto. Ho messo a scaldare una padella antiaderente e adesso mettiamo dentro la pancetta in modo che diventi croccante e vada via un po' di grasso. La lasciamo circa 2-3 minuti. Allora, a questo punto dobbiamo fare il ripieno della nostra quiche. Quindi prendiamo la panna, la versiamo tutta in una ciotola, aggiungiamo le uova, il tuorlo, ok, poi aggiungiamo una spolveratina di pepe nero, ovviamente questo è a vostro piacimento, un po' di noce moscata, il sale che abbiamo qui.
amalgamiamo un altro po'. Allora, la quiche io la trovo veramente ottima per qualsiasi tipo di occasione, da preparare in casa o per quando vengono degli amici, oppure anche adesso iniziamo a fare delle gite ed è veramente ottima prepararla il giorno prima per poi portarla per fare appunto una gita, una passeggiata così all'aria aperta. Allora, adesso, una volta che noi adesso abbiamo preparato il ripieno, andiamo a prendere la frolla che stava riposando in frigorifero. Ecco qua la frolla, la togliamo dalla pellicola. Io ho infarinato il piano di lavoro, andiamo a ammorbidirla un po' col mattarello. La rilavoriamo un attimino. Ok, adesso andiamo a stenderla col mattarello. Quindi abbiamo steso la pasta frolla salata, adesso la avvolgiamo nel mattarello, così. Attenzione a non rompere la pasta, naturalmente. E poi prendiamo lo stampo, la teglia che dobbiamo utilizzare, e la srotoliamo qua, così, delicatamente. Ovviamente lo stampo io l'ho imburrato e infarinato. Quindi andiamo sempre col mattarello a passarlo sopra, così da tagliare l'eccesso di pasta. Con una forchetta andiamo a bucherellare la base della torta salata, anche i bordi. La pasta frolla salata che è avanzata la possiamo utilizzare per fare o un'altra piccola quiche oppure dei biscottini salati. Quindi adesso passiamo a mettere la gruviera nel fondo della quiche e ne mettiamo 3/4. Ok, adesso mettiamo la pancetta che abbiamo saltato in padella, che ovviamente si è già raffreddata, è diventata anche croccante, distribuendola bene. Ho già l'acquolina in bocca io, veramente. Ha un profumo veramente ottimo la pancetta. Adesso mettiamo la crema che abbiamo fatto con la panna, le uova e i nostri aromi. Andiamo un attimino a livellare girando così e poi mettiamo la restante gruviera sopra. Allora, la quiche è pronta per essere infornata, forno già caldo, mi raccomando, 180 gradi per circa 50-60 minuti. Trascorsa un'ora, ho sfornato la quiche e l'ho fatta raffreddare circa una ventina di minuti, però è ancora tiepida, quindi io consiglio di servirla completamente fredda, sicuramente sarà buonissima. Allora, se vi è piaciuta questa ricetta fate un bel like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e mi raccomando non dimenticate di attivare anche la campanella di notifica così non perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sul sito www.lericettedifranci74.com e su Instagram e Facebook. Mi raccomando non perdetevi la prossima ricetta. Ciao!